Ci abbiamo appena terminato di sentire anche la diretta di Ferentino Trieste, purtroppo è terminata con la vittoria di Trieste, però pensando a quello che è successo oggi alla Alabama, la dinamica che ha vinto 103-77, direi che non c'è stata partita. È anche un po' difficile commentare una partita in cui c'è stato quasi solo una squadra in campo. Sì, è difficile commentare questa partita, al di là del fatto che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però è chiaro che adesso è tutto molto condizionato dal risultato che abbiamo appena ascoltato in questo momento. E facendo un bilancio della stagione, comunque lei si può dichiarare soddisfatto di come è andata la dinamica quest'anno, al di là del non aver raggiunto i playoff? No, onestamente faccio molta fatica a dichiararmi soddisfatto di come è andata la stagione, nel senso che comunque tutti quanti, soprattutto dopo l'inizio di stagione, abbiamo creduto di poter avere una post-season. Però credo che, soprattutto adesso che è a caldo, quindi è chiaro che non sono soddisfatto, avrei voluto continuare a giocare e ancora regalare qualche altro momento di pallacanestro a questo pubblico, a questo club, perché comunque sono in 2 anni, sono 2 anni in cui ci siamo divertiti. E quindi adesso è chiaro che la delusione prevale rispetto a qualsiasi altro sentimento. E una volta, non mi ricordo in quale libro, di uno scrittore direi argentino, ho letto una frase che è molto bella, cioè nessuno ci toglierà quello che abbiamo ballato, e effettivamente questo dobbiamo ricordarci. Per chiudere, guardando al futuro, la squadra di quest'anno, la struttura della squadra di quest'anno, secondo lei, se dovesse rimanere l'anno prossimo, potrebbe togliersi delle soddisfazioni l'anno prossimo? Ma io credo che sia veramente prematuro in questo momento parlare di questo argomento. È chiaro che, proprio perché è stata una stagione piena di imprevisti, piena di cambiamenti, abbiamo cambiato pelle tante volte, credo che la pelle che avevamo rivestito nelle ultime giornate era quella giusta, e anche in quei momenti là comunque era venuta fuori una struttura di squadra, però abbiamo dovuto cambiarla diverse volte durante la stagione, e questo credo che sia stato un po' l'aspetto che ci ha condizionato tanto, questo è quello che penso. E non è un caso che non andiamo ai playoff, invece vanno ai playoff delle squadre che sono state più regolari di noi nel corso della stagione. Eccoci con Alessandro Grande, anche con te abbiamo appena terminato di sentire la diretta di Ferentino Trieste. In questo momento cosa prevale? Prevale un po' di delusione per i playoff che non sono stati raggiunti, o comunque la sensazione di aver fatto tutto quello che era necessario, tutto quello che era possibile nelle vostre possibilità appunto per arrivare ai playoff? Ma sinceramente, per quanto mi riguarda, tanta delusione, perché quando il tuo destino non dipende più da te è una sofferenza, insomma, è stata un'angoscia guardare il play by play fino all'ultimo. Credo che non vada buttato quello che noi abbiamo fatto, insomma, io parlo da quando sono arrivato, perché comunque quello è stato il mio percorso. Sono contento di come abbiamo reagito, di quello che abbiamo fatto e cercato di fare. Peccato per Agrigento, cioè è una partita che ci può stare, nel senso la sconfitta lì, magari non per come è arrivata. E quindi diciamo che la delusione che avevo la settimana scorsa e che mi sono portato avanti tutta la settimana mi è risalita subito. Saputo il risultato, mi dispiace, anche perché insomma, ci tenevamo tanto, credo che ce lo saremmo anche meritato, dato l'ultimo periodo, e non so che altro dirti. Il vostro allenatore diceva che prima è mancata un po' di continuità, proprio. Lui parlava naturalmente dell'arco dell'anno, certo. E a un certo punto avete messo la freccia, avete imboccato una strada giusta, poi cosa è successo? Ma credo che nel finale. Guarda, ti parlo sempre di quando sono stato io, devo dire che è stato un crescendo, quindi eravamo in fase positiva. Poi devo dire che c'è stato un po' un alto e basso, un po' un calare, quindi quello, diciamo, per me è stato lo specchio di quello che credo sia successo durante la stagione, quindi mi sono accorto un po' di cose. E credo che però ormai è arrivato così avanti, ci si può lavorare fino a un certo punto. Credo che si sia fatto anche un buon lavoro, Alberto l'ha provato tutte fino all'ultimo. Chi ha cercato di trascinare anche qualcun altro, magari di portarsi il peso di qualcun altro, credo che ci sia stata la volontà. Certo che se un anno va in una certa direzione non può cancellare tutto quello che è stato passato con 2 vittorie, con 3 vittorie.
quindi insomma, ripeto, un peccato. Si sono persi prima. Si sono persi prima, più che nell'ultima partita. Perché io credo, anche quando non giocavo qui, guardando Mantova sulla carta, non era una squadra che pensava di arrivarci all'ultimo. Magari all'inizio sai sì, ne ho promosso, ok, però poi vedendo il roster, le prime partite andate un po' così, poi prendi il via. Credo che l'obiettivo playoff ci potesse stare già da prima con più tranquillità. Ecco, facevo riferimento Morea prima ad una situazione che magari te non hai vissuto in prima persona, il fatto di aver cambiato spesso pelle la dinamica, cioè quelle sei sconfitte consecutive furono causate anche dal fatto che c'erano tanti infortuni e la dinamica doveva giocare ogni volta con un quintetto diverso, non riusciva ad allenarsi nel corso della settimana con tutti gli effettivi. Pensi che anche quello comunque abbia influito nel non dare un ritmo a questa squadra? Sì. Ma sicuramente, perché quando sei trovato ad arrangiarti ogni volta si perde anche un po' il ritmo, un po' quella coesione che serve. Magari un giocatore che è arrivato in fiducia perde quell'attimo perché, ne so, Roberto si è fatto male l'ultimo mese e ci avrebbe voluto dare una mano sicuramente. E quindi sì, sicuramente non ha aiutato, anzi ha influito in maniera negativa. È successo per esempio quest'ultima settimana in cui è stata una settimana un po' così, difficile, perché alla fine devi arrangiare, devi mettere gente in un ruolo che non è il suo, pur di cercare di allenarti. Poi la partita è stata quella con Napoli, ok, è andato tutto bene, però anche Fulz oggi ha preso una storta dopo 10 minuti. Se le cose fossero andate come volevamo, ci eravamo trovati con un altro problema. Questo sicuramente non aiuta, però cioè, succede, nel senso può succedere come no, e a noi è successo purtroppo, quindi peccato.